Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti finiti del periodo. Come sempre giù nell'info box trovate i link delle varie review che ho fatto sul mio blog dei prodotti che vi sto mostrando per mostrare. Lì potete trovare inci, prezzi, dove acquistare prodotti eccetera eccetera. Delle mini taglie non vi farò la review perché se no non ci cavo il ragno dal buco. Perché sono un pochino, i prodotti non sono tanti, ma voglio mostrarveli lo stesso. Allora, parto con questo prodotto che è il latte detergente della Sien, mi è piaciuto molto, ha una buona profumazione, costa veramente poco. L'ho utilizzato in quelle giornate dove sentivo la pelle più secca al posto del detergente per il viso al mattino, oppure anche come appunto latte detergente proprio per struccare il viso, gli ultimi residui del make-up e dopo ho utilizzato un detergente schiumoso. Mi sono trovata bene, mi è piaciuto, non mi ha dato problemi di irritazione o bruciore, non va a bruciare neanche gli occhi, non è pesante sulla pelle, io ho una pelle a volte è normale, a volte è mista, a volte un pochino più grassa, comunque diciamo che è una pelle mista e devo dire che mi è piaciuto, quindi assolutamente un prodotto promosso. Un prodotto così random che vi mostro, che ho finito, è questa schiuma da barba della Figaro, del marchio Figaro, che ho utilizzato per radermi in emergenza le gambe, niente, mi è piaciuto, è un prodotto che comunque vado a utilizzare perché può essere sempre utile. E rimanendo sempre in tema rasatura, ho finito anche le lamette, i rasoi della Sien, le Lady 3, che mi piacciono molto e acquisto sempre queste perché sono molto buone. Vorrei provare anche quelle di Balea perché ho visto che anche quelle costano poco, però per ora vi mostro queste e non mi dispiacciono. Ho finito poi delle salviettine struccanti di Sofidea, pagate 1 euro, non sono stata neanche a vedere l'inci, comunque... Per 1 euro vanno bene, struccano sia il viso che gli occhi senza bruciare, non struccano alla perfezione, però per i momenti di emergenza vanno più che bene, visto il prezzo che hanno, ben imbevute, rimangono imbevute fino alla fine, buone. Altre salviettine sono queste qua, deodoranti di Tiger, 1 euro anche queste, sono molto buone, mi piacciono tanto, sono certificate Nordic Ecolabel e niente, sono buone, ve le consiglio. Ho terminato, anzi quasi terminato perché ne ho ancora un pezzettino in bagno, il sapone di Alterra, questo qua è con olio di olive. Alterra si può trovare solamente nei Rossmann, quindi per adesso non in Italia, però magari potrebbero aprire come DM, quindi non si sa mai, io comunque ve lo mostro. Costa una roba tipo 60 centesimi, 70 centesimi, una buona profumazione, anche se la profumazione di quella alla lavanda mi è piaciuta di più. Lava bene, non secca le mani, buona. Vado a gettare poi questa spugnettina di H&M pagata 2,99 euro, sono le mie preferite, io ne ho una scorta infinita di queste spugnette perché le acquisto durante i saldi quando le mettono a 1 euro, mi piacciono tantissimo. Ora questa la butto perché è diventata ruvida e si è anche un po' spaccata, ma io questa la sto utilizzando senza scherzare da almeno 3 anni. E, è vero che non applico il fondotinta tutti i giorni, però mi è piaciuta molto, belle morbide, crescono molto di volume, non vanno a mangiarsi tutto il prodotto, costano poco, perfette. Vado a gettare questo qua che è il Leila Eyeliner di Trendy Tap, trovato nel calendario dell'avvento, lo vado a gettare perché il pennellino è terribile e fa un tratto spessissimo, spreciso e cioè no, anche no, quindi lo vado a gettare. Ho finito poi 4 mini taglie, allora la prima mi era stata omaggiata da acqua e sapone, è uno shampoo protettivo della Nivea, ce l'avevo, l'ho utilizzato, è un prodotto che non comprerei, comunque una buona profumazione, uno shampoo normale, niente di che. Terminata
Terminata poi la body lotion di Benecos, questa qua è al olivello spinoso e arancia. La profumazione non mi fa impazzire, ma io non amo la profumazione dell'olivello spinoso. Una buona crema, abbastanza idratante, assolutamente però non nutriente, ottima se siamo di fretta, niente, mi è piaciuto, un buon prodotto. Poi ho terminato questa mini taglia dello shampoo di Natura Siberica, questo è per capelli... vediamo se c'è in italiano. Per capelli colorati e danneggiati, mi era stato omaggiato con un ordine che avevo fatto. Forse nel video precedente a questo dei prodotti finiti ve ne avevo fatto vedere uno volumizzante. Questo qua, come quello volumizzante, non mi ha fatto entusiasmare, ecco. Non è cattivo come prodotto, però non l'andrei a comprare, ecco. Ho finito. Poi, in realtà già da un po', però mi ero scordata di farvelo vedere, il Bye Bye Panda maschera occhiaie di Biogei in collaborazione con l'estetista Cinica. Di questo vi ho fatto la review sul blog, quindi trovate anche lì in ciappallini. Un buon prodotto, una buona profumazione, io non ho le occhiaie, io adesso non ho fondotinta correttore, quindi non ho le occhiaie. Però mi si gonfiano gli occhi se... mi capitano dei periodi a volte dove io non riesco a dormire, sono nervosa, stressata e in questi periodi io mi sveglio veramente con gli occhi gonfissimi e un po' rossi. In quei periodi sono andata ad applicare un'abbondante quantità di questa maschera e al mattino non erano gonfi, così tanto gonfi come al solito, quindi un buon prodotto anche questo. Ma alla fine credo di non bocciare niente. Ho terminato poi il Colgate, buono, costa poco... Io lo acquisto più che altro per mia mamma e mia sorella che a pranzo, anche se non abitano qua, a pranzo sono quasi sempre da me e a loro piace, quindi io glielo compro, costa poco, comunque lo utilizzo anch'io ogni tanto, è un dentifricio. Ho terminato poi la tinta labbra della Lush. Era una colorazione che a me stava malissimo, veramente malissimo, però come tinta labbra non è male. Il problema lo boccio, però la boccio perché non vale il prezzo che ha, ecco, costa troppo perché secca leggermente le labbra e c'è di meglio, ecco. Io ho tolto anche il tappino per riuscire a scavare tutto quello che è rimasto, che comunque è quasi vuoto, è veramente secchissimo e quindi niente, comunque mi stava veramente male questa colorazione, troppo accesa. Ho utilizzato poi questo campioncino di igiene intima rinfrescante di Elan per pelle delicata e sensibile. Allora, l'ho utilizzato stamani. Rinfrescante, effettivamente rinfrescante, ma troppo, nel senso che era talmente tanto rinfrescante che quel frescore praticamente mi è arrivato fino alla gola, sembrava avessi ingoiato una mentina, vi posso far immaginare come stavo lì sotto, cioè una roba da pazzi, anche no, mi raccomando, cioè io non so come si fa a concepire una roba del genere, stavo veramente male, cioè no. Ho utilizzato poi il latte detergente idratante viso occhi, pulizia e tonificazione di Naturs, questo qua mi è piaciuto molto, sono andata, l'ho utilizzato stamani, ieri sera non mi sono struccata, lo so è una cosa brutta, però mi sono struccata stamani. Ho utilizzato il bifasico sugli occhi, l'acqua micellare su tutto il viso e sugli occhi, dopodiché ho messo questo, quindi... I dischetti iniziavano a non sporcarsi più, sembrava tutto struccato. Quando sono andata ad applicare questo, mi sono ritrovata il mascara colato fino a qua. Quindi mi è andato veramente a togliere quello che secondo me non c'era più. Un ottimo prodotto, lo tengo da parte per acquistarlo. Ho utilizzato poi anche questo latte viso della linea Iris di Tiama, latte detergente che... Buono, ma non mi ha fatto dire come l'altro, ti metto da parte e poi ti compro. La profumazione era gradevole, ma mi è piaciuto di più la profumazione della crema doccia di questa linea, era più buona secondo me, niente di che. Un prodotto ottimo, ma non credo di acquistarlo perché mi sa che costa un po', è lo scrub per il viso di Nashi, un prodotto fantastico, una cremina con questi granuli che scrubbano molto bene la pelle, ma in maniera ultra delicata e poi vi resta una pelle
setosa, super nutrita, per niente appesantita. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi ho utilizzato due campioncini di shampoo della linea Pura Natura di Natura House, protettivo, riparativo, illuminante, per capelli colorati e trattati. I prodotti di Natura House a me piacciono sempre tantissimo. Questo, ecco, non mi ha fatto dire wow, quindi non credo di andare ad acquistare questo shampoo. Non è stato male, ma nemmeno fantastico, ecco. E poi ho utilizzato questi due campioncini di shampoo anti-age rinforzante con foglie di ginkgo biloba di Noa, questo qua. Allora, la profumazione non è buona, però questa è una cosa soggettiva. Mi è piaciuto molto, fa una bella schiuma, i capelli io li ho lavati 2 giorni fa, sono sempre a posto, un buon prodotto. Questo potrei acquistarlo, anche se non ho guardato l'inci. Bene, quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!